Amici del 655 Show, bentornati al libro della settimana. È venuto a trovarci Enrico Antonio Cameriere. Buonasera Enrico. Salve, ciao Marco. E allora Enrico, tu hai scritto un libro che si chiama Barricate, che affronta una storia che nasce da un periodo storico reale che ha vissuto la nostra città, cioè quello dei moti. Sempre senza fare spoiler, perché chiaramente vogliamo che il libro venga letto e venga apprezzato per il suo contenuto. Come nasce l'idea di Barricate? Allora, Barricate nasce, prima di tutto è scritto da me e mio fratello, e nasce da uno spunto degli anni 70, in cui da una voce poi peraltro confermata si volevano girare dei western movie, i primi anni 70, nella zona di Palizzi, ai Calanchi di Palizzi, perché era assolutamente ideale. Per chi li conosce sembra davvero... C'è una zona che si presta... Si presta assolutamente. E questa voce peraltro confermata è che il questore di Reggio non volle che si facessero, si girassero, per non far circolare delle armi, peraltro ovviamente finte, perché nel 1971 erano scoppiati i moti di Reggio, quindi con una situazione assolutamente caotica. Per chi non conosce la storia, con la nascita delle regioni si decide per un motivo prevalentemente nazionale, cioè un'instabilità di governo, per non generare la caduta del governo, i deputati di Catanzaro e Cosenza riescono a fare spostare il capoluogo da quello che era l'ideale per la Calabria, Regino, per ragioni storiche, di centralità culturale, e lo spostano a Catanzaro. Cominciano delle manifestazioni quando una prima persona viene a essere uccisa, la situazione degenera completamente. Da questo libro ho visto una duplice visione, un duplice interesse: da una parte all'interno di tutte quelle persone che l'hanno vissuto, qualcuno da piccolo, qualcuno un poco più da grande, e per chi invece non è di Reggio, perché è stato letto da tante persone, diciamo, che erano a livello nazionale, ho letto un grandissimo interesse per una storia che è poco conosciuta. E una delle domande così che mi sono fatto: cosa sarebbe successo con i moti di Reggio all'epoca dei social? Perché una delle grandi lamentele del Regino, della popolazione regina, è che le notizie fossero scarsissime, cosa che è assolutamente vera. E quindi c'è questa l'esigenza, la voglia di parlare di un periodo molto importante per il Regino, perché davvero la città per un anno e mezzo è stata al di fuori di ogni controllo. Dopo la rivolta irlandese, l'episodio più lungo di rivolta dell'Europa nel secolo passato. Quindi una cosa molto importante, certo, con assalti in questura e alla prefettura, 2-3 incendi, cose molto forti. Non si entrava in alcuni quartieri per mesi e mesi, c'erano la Repubblica di Sbarre, il Ducato, mi pare, di Santa Caterina. Ed è un ricordo forte per i regini, davvero molto forte, è ovvio che lo sia. Sono arrivati i carri armati a sedare una rivolta, non è... Ecco, però tu mi raccontavi che hai avuto modo di presentare Barricate anche a Brescia e hai avuto un grande successo, ecco, forse che non ti aspettavi neanche. No, è stato organizzato sia dalla provincia di Brescia che dal comune di Brescia, quindi sponsorizzando l'evento, ma immaginavo una cosa... più familiare, ecco. Esattamente, molto più familiare, perché io non avevo nessun contatto. Invece ho avuto una presenza incredibile di calabresi, di regini, ovviamente legati particolarmente a questa molto, storia, molto legati, che avevano molto interesse alla storia, avevano voglia di rileggerla, di confrontarsi, di fare un po' il punto della situazione, di cosa avesse lasciato una storia così forte. Perché per chi aveva piccolo oppure adolescente che era andato sulle barricate, è una cosa di grande rilievo. Cioè, tante persone hanno saltato un anno e mezzo di scuola, erano le scuole occupate dai cellerini, con un contrasto molto forte. E se non sbaglio, una presentazione c'era pure un cellerino che ha partecipato, e mai si sarebbe pensato allora. Senti, che un clima conviviale. Certo, poi. Certo. Tu che ricordi hai di quel periodo? Allora, io avevo 10 anni.
Ed ero in quel periodo ero in una colonia, quindi sono a Gambari, sì, un posto delle montagne qui vicino, e non ne sapevo assolutamente, era a luglio, quindi in quel periodo non sapevo assolutamente nulla. Mio padre mi porta, arrivo in città, comincio a vedere uno scenario di guerra, sì, un'impressione fortissima, un'impressione molto forte. A distanza del tempo, forse allora, è un ricordo che mi è rimasto, è l'unità del popolo reggino. Una cosa che non ho mai visto in nessun altro periodo. E curiosamente, non è curioso che sia nato in maniera così forte in un momento di difficoltà. E forse sarebbe bello che tornasse in maniera non violenta, ovviamente, no, però uno spirito così unito non l'ho visto in altri periodi. E questa parte delle barricate occupa i primi capitoli, è strutturato con capitoli alternati, scritto con mio fratello che è un antropologo forense, per cui alcuni capitoli sono ambientati negli anni 70, quindi si alternano. Anticipo la primissima parte, sì, ma tanto succede nel primo, certo, capitolo. La parte che scrive mio fratello, chiaramente più legata alle sue esperienze, è un antropologo che viene chiamato in Calabria, a Reggio Calabria, lui di origine calabresi, perché trovano quattro scheletri senza testa. E mano a mano le due storie si intrecciano. E quindi la parte che ho scritto io, quella antica, dopo qualche capitolo si sposta a Palizzi, perché stavano girando questo film western da quattro soldi. E io ho lavorato nel cinema, ci ho lavorato per diversi anni, e forse la cosa che mi sarebbe piaciuto di più sarebbe stata quella di lavorare in un B-movie. Ho lavorato tanto con Gianni Amelio, film prodotti da Bertolucci, quindi con Bertolucci, con la 20th Century Fox. Magari molto cinema impegnato, però un B-movie mi sarebbe piaciuto tantissimo. Perché alla fine si parla non di cinema di qualità, però è un cinema che ha retto il bel cinema. Tutte le persone, o quasi tutte, che io ho conosciuto e che facevano cinema di qualità, il primo Gianni Amelio, ha lavorato nei B-movie, e qualche episodio l'ho riportato nel libro. Mi raccontava per esempio di un film che avevano girato in West, non mi ricordo il nome, magari non se lo ricorda neanche lui. E a un certo punto dovevano fare la scena finale con gli arrivano i nostri, ma la troupe scompare perché è un film senza soldi, e allora si sono nascosti al tramonto e hanno ripreso al tramonto l'altra troupe che andava via, per cui si vedeva tutto questo polverone. Bellissimo. Troupe che nel cinema esistono, però, anche queste. Assolutamente. Alla grande. E allora era il bello che non c'erano chiaramente i montaggi, c'era al massimo la truca, ma non esistevano tutti i vari trucchi digitali, si girava in sana pellicola. Però queste poche cose ci hai raccontato ci hanno stimolato senz'altro la curiosità nel venire a leggere Barricate. Grazie. E quindi mandiamo un bel messaggio a tutti quanti i nostri telespettatori: leggete Barricate, perché è una bella storia. Grazie, grazie a Enrico Antonio Camerieri. Grazie a te. Ciao.